Sono le 8:30 di mattina, siamo in Sardegna, a San Teodoro. Proprio in questo istante sta partendo il Tourist Trophy Adventure edizione 2007. 10 campioni per 5 prove. Simone Raineri, specialità canotaggio, 4 di coppia, 30 anni. Risultato migliore, ora alle Olimpiadi di Sydney 2000. Sono Ivan De Bertolis, ho 27 anni, facevo sci di fondo a livello professionistico e adesso faccio fondo a livello amatoriale. Il risultato più importante è il quarto posto alla Marcialongo Galatea. Sono Manuela Levorato e la mia specialità è correre i 100 e 200 metri piani, dove detengo entrambe i record italiani. All'attivo ho anche 2 medaglie di bronzo ai campionati europei 2002. Sono Silvia Riccò, ho 37 anni, anche se non si vede, faccio triathlon e i miei risultati principali, ho vinto il campionato italiano sulla distanza olimpica, sulla distanza lunga, e poi ho fatto capitano della nazionale, abbiamo fatto terze agli europei a squadre. Sono Katiuscia Mocci, ho 31 anni, faccio triathlon e la disciplina più importante che ho fatto è l'Ironman nel 2005. Mi chiamo Valentina Vitale, ho 22 anni e il mio sport è il surf da onda, shortboard, cioè la tavola corta. Sono campionessa italiana di surf 2006 e adesso sono prima nel ranking 2007. Maurizio Fondriest, 42 anni, ciclista, campione del mondo nell'88, 2 volte vincitore della Coppa del Mondo. Elia Luini, 28 anni, canottaggio, il risultato più significativo sicuramente è l'argento olimpico di Sydney e qualche campionato del mondo vinto. Alessia Biretti, 31 anni, pentathlon moderno, l'anno scorso ho vinto la finale di Coppa del Mondo. Claudio Chiappucci, anni 44, ciclismo, una corsa più importante o significativa, Milano-Sanremo. La prova è proprio quella di roadbook, lettura del roadbook e di guida. Metri a sinistra, quindi vai, te lo dico io. 200, 300. Prendiamo qualcuno in strada, ci sei bonus? No. No. 300, quanto sei? Compiamo. Non so, scusa, 300. Sì, 300. Qua c'è la rotonda a destra. Siamo qua. Siamo a bordo di un'automobile del tutto speciale. Con noi Claudio Chiappucci e Emanuela Levorato. Piccola rotondina, è giusto, guarda. Vedi, giusto, perfetto. Claudio, dopo 100 metri abbiamo già sbagliato. Sì, abbiamo sbagliato subito. 340 metri, aspetta, sinistra. Sinistra? Sinistra? Abbiamo avuto un attimo di defiance. Ce li prendiamo. Sinistra. Già. Dai, che ci siamo. Come è andata? Alla fine è recuperato percorso, però il problema è che con 4x4 non riusciamo a toglierlo e non riusciamo a recuperare anche il tempo perso. Soltanto questo il problema? No, siamo partiti dall'inizio un po' storti. Uscire da San Teodoro è stato difficile, però quando rientri, recuperi, vuoi recuperare, ecco che arriva l'altro problema. 4x4 che non esce, la macchina non va più veloce di tanto, eravamo ancora su strada, quindi è andata così. Qui al Tourist Trophy abbiamo appena affrontato la prima prova, ma io non sono sola perché con me c'è l'occhio di Icarus, ovvero Marco Martinuzzi. Ciao Marco, ben trovato. Ben trovati, ben arrivati. Senti Marco, che cosa farai per noi oggi?
Oggi cercherò di seguire i ragazzi nelle prove, proprio dentro la prova, e cercare di capire insieme a loro che cosa si prova a fare una discesa in corda doppia, una calata, il tibetano e dopo una tirolese. Ma andiamo con ordine, la prima prova è appena trascorsa, quali erano le difficoltà? La prima prova era abbastanza semplice, era seguire un tracciato con il roadbook. Alcuni equipaggi sono stati abbastanza bravi, altri hanno avuto un pochettino di più sfortuna, diciamo. È abbastanza semplice, però se non si tiene conto subito dei chilometri e del tempo per arrivare al traguardo, si possono prendere molte penalità. A cosa serve questo imbrago? L'imbrago serve per l'assicurazione, per primo per la corda doppia, poi si passa al tibetano sempre assicurati con l'imbrago e poi anche la teleferica che verrà fatta dopo sempre assicurati con l'imbrago. Sì. Quindi l'imbrago resterà per tutta la prima fase? Per tutta la prima fase sì, lo toglieranno dopo aver fatto il primo tratto in mountain bike, però ci sarà una teleferica dove dovranno passare una pozza con la bici in spalla su un cavo metallico, dopodiché potranno togliere l'imbrago e scendere in bicicletta senza l'imbragatura.